Ciao a tutti ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere il canale che lo può fare gratis con un'iscrizione con un semplice clic. Un clic e attivate la campanellina. Io aspetto ancora i difensori dell'Inter che facciano qualcosa perché sa dovete sapere una cosa: tra di loro ci sono delle persone che hanno degli agganci dentro l'Inter. Io so che hanno degli agganci, ci sono delle persone. Quelli che ci fracassavano la minchia perché passavamo le visure camerali dell'Inter perché avevamo scoperto Glass Trust, la Glass Trust che secondo qualcuno non esisteva. Questi ci rompevano i coglioni perché, ma parlate di altro, parlate anche di calcio, mi chiamavano, dai, Giuse, non parlare di vino. Ora dove siete? C'è quello lì con i capelli unti, che andrebbe legato ad un letto ed imbottito di farmaci, che dice addirittura che Marotta faceva giocare i fighi dei mafiosi, che è stato allontanato dalla Juve perché faceva giocare i fighi dei mafiosi. Diffama un PM facendo nome e cognome, dice cose che non esistono, che non sa nemmeno di cosa parla, non potrebbe mai dimostrare quello che dice, perché fino a prova contraria nei tribunali ci vanno loro, i patteggiamenti li fanno loro, non l'Inter. Parla di passaporti, quando ci fu il casino dei passaporti c'erano 20 società implicate perché la legge era molto, ma molto poco chiara e la Juve aveva due giocatori anche lei per i passaporti. Hai capito te che ti pettini con la Simmental andata a male? Ma di cosa vuoi ragionare te? Cascio e pepe, ossì. Capello color cascio e pepe c'hai te. Spaghetti numero 3, cacio e pepe, ti chiamo. Dove siete voi che mi fracassavate la minchia? Io ancora non vedo video, non vedo fare nulla. Dove cazzo siete? Siete voi che avete gli agganci, non io. Siete voi che in un attimo vi potete mettere in contatto con quelli dell'Inter, non io. Perché se aveste fatto qualcosa, sarei venuto a saperlo. Non avete fatto nulla, ve ne fregate. Ma bisognava rompere i coglioni agli esonerati perché parlavano di Zhang, perché dicevano che la situazione finanziaria era compromessa, perché dicevano che Pinco non avrebbe prestato un euro, perché dicevano che non avrebbe né riscadenziato né rifinanziato, che l'Inter aveva debiti. Ad oggi, i debiti dell'Inter. Non ci sono, Octree non c'è più quei 384 milioni. Ovviamente ad oggi i debiti dell'Inter sono il bond che Octree può tranquillamente ridiscutere cambiando le garanzie e le perdite rinviate, tra cui una di 120 milioni nel 2027. Sono questi i debiti dell'Inter. Oggi sono normalissimi i debiti dell'Inter, non è più come prima. E lo dico l'ultima volta: voi che mi fracassavate la minchia, dove cazzo siete? Con quello lì che andrebbe imbottito di farmaci e andrebbe curato, che dice delle cose assurde sull'Inter, visto che ve la prendevate con noi, che noi andavamo contro l'Inter. Vogliamo fare un video, vogliamo fare qualcosa o non fate nulla? Ora voglio proprio vedere cosa fate. Tornando al campo, ragazzi, perché non c'è un gran mercato, la Juve compra tutti, non sempre chi fa il miglior mercato vince il campionato, che è Frank Thuram. È un calciatore che a me piace, ma con la permanenza di Çalhanoğlu, che Thuram avrebbe durato fatica a giocare. Voi lo sapete, è un calciatore che io conosco molto bene perché ne parlo da più di un anno su YouTube, come Buongiorno, che ormai è del Napoli. Io ve lo dicevo, ragazzi, acquisti da 30-40 non esistono. Buongiorno, addirittura ultima offerta, si avvicina ai 40 milioni. E quello che dicono negli ultimi minuti sembra che il Torino stia per accettare. E con la permanenza di Çalhanoğlu, Thuram durava fatica perché con Barella e Mkhitaryan, tra l'altro poi c'è anche Zielinski, che secondo me, sperando di non vedere lo Zielinski di Napoli, il polacco si smezzerà le partite con Mkhitaryan. Per me Mkhitaryan giocherà quelle più importanti e Zielinski quelle un po' meno importanti. Quindi cosa è successo? Succede che l'Inter ha pochi soldi per il mercato, ma intanto non è stata costretta a cedere come abbiamo fatto sempre, sempre negli ultimi anni. Ha tenuto l'ossatura della squadra, la perdita la ripiana tranquillamente Octree con un aumento di capitale, cosa che prima non potevi fare, fa anche rima, non si può avere tutto e subito.
quando sei disastrato a livello economico, ci sono dei passaggi da fare prima di poter ritornare a fare acquisti da 30, 40 o 50 milioni. Quindi l'Inter molto semplicemente punta sulla continuità. È lì che l'Inter punta, è lì che l'Inter parte avanti, perché tutti hanno allenatori nuovi, tutti hanno giocatori nuovi. Non è che in 2 settimane connetti tutti allenatori e giocatori. Serve tempo. Giocatore può essere bravo quanto ti pare, allenatore idem, ma per connettersi serve tempo. Dall'altro, poi facciamo l'esempio di Thuram, anche se non è un play puro, però avrebbe potuto studiare da play, prendere uno al posto di Calhanoglu, ragazzi, e non pagare dazio, sarebbe stato impossibile, parliamoci chiaro, anche se comunque l'Inter fondamentalmente rimarranno gli stessi 11, ma non pagare dazio, pensare di sostituire il turco e non pagare dazio è da malati, è da pazzi. Avresti pagato sicuramente dazio sostituendo Calhanoglu. E noi, proprio per un discorso economico, non possiamo permetterci di sperimentare più di tanto. Quindi cosa stanno facendo all'Inter? Stanno guardando al futuro con spese mirate, oculate. Fabian lo lasciano lì un altro anno, si fa un altro bell'anno di Serie A e hai già in casa il sostituto di Mkhitaryan. Perché Fabian, lo sapete, a me piace tantissimo, ma ne parlo da quando era la regina io di Fabian. Zielinski, come ho detto prima, si va a smezzare le partite con Mkhitaryan e poi hanno preso, non ne parla nessuno, Topalovic, ma che è un probabile crack questo ragazzo, perché è un grandissimo talento. In Slovenia già lo considerano come una grandissima stella, pronto per la nazionale maggiore. Un ragazzo che comunque gioca sulla tre quarti, punta esterna, 1,90 m, fisico, veloce, potente, sembra veramente forte forte questo ragazzo. Non so se si sdoppierà tra primavera e prima squadra, ma in Slovenia, cioè in Slovenia, dicono, è nata una stella e si chiama Topalovic. Quindi anche lui. Perché, ragazzi, deve finire la storia. Se non hai 30 anni in Serie A, non tu puoi giocare. Perché poi vai in Bundesliga e vedi 18 anni e giocano in Champions. Quello del Barcellona, lì della Spagna, che non mi viene il nome. Tra un po' per giocare dopo cena deve chiedere il permesso firmato dai genitori, ma di cosa ragioni? Di cosa stai ragionando? Quindi Topalovic tecnicamente è veramente forte. Io non lo conoscevo, mi sono informato un po' nell'ultimo mese, ma sembra veramente un crack. Poi ho letto un po', ho visto, lo reputano una stella, è già una stella in Slovenia questo ragazzo. Voi mi direte, ma per la strada se ne sono persi tanti, sì, ma non tutti si perdono per la strada come i cinesi. Ciao Inter!